Notte calda d'Oriente, piena di stelle d'oro, ascolta quel che canto, io sono Scheherazade. Io voglio raccontare le storie di Aladino, che cerca il suo destino tra il sogno e la realtà. Io voglio raccontare le storie di Aladino, i suoi ardenti amori per la bella Voodoo. Noi abbiamo scelto la storia di Aladino perché volevamo portare sugli schermi come cartone animato delle storie bellissime contenute nelle Mille e Una Notte e poi perché volevamo far vedere che ci sono tanti centri di cultura diversi. C'è una bellissima, importante, antica cultura di paesi musulmani e in particolare quella che fioriva intorno a Baghdad ai tempi di Aladino. Noi siamo stati allievi di Emanuele Luzzatti e allora lavorare partendo dalle cose di Luzzatti è una gioia, no? E poi dobbiamo però partire da questi personaggi, trasformarli, adattandoli alle caratteristiche psicologiche della storia. Tappeto, voglio tornare subito a Baghdad. Per le storie di Aladino avevamo bisogno di Aladino, trovare un Aladino fatto da Luzzatti. E noi cercando abbiamo trovato un personaggio che ci piaceva parecchio, che era questo giovane, e per cui siamo partiti, abbiamo scansionato questa figura e poi lavorando al computer abbiamo fatto un Aladino che in origine era questo con la boccuccia spalancata, che però poi aveva tante espressioni diverse e che ci sembrava adatto per lo scopo. Aladino mio, Budur cara, mi hai salvata. Tu hai salvato me. Noi abbiamo cercato di rifarci al sistema che hanno usato Giulio Giannini e Lele Luzzatti per fare i loro bellissimi film animati. E siamo stati da loro, ce lo siamo fatti spiegare. Dei burattini di questo tipo erano poi fissati dietro con filo e colla e noi abbiamo cercato di utilizzare un sistema simile usando però il computer al posto della carta. Siamo partiti da un tuo disegno e l'abbiamo reso più meno reale. Sempre. Poi questo è un altro commerciante, vedi che, che viene forse da un altro libro. Poi questa era anche lei una venditrice. Questo forse lo riconosci perché le abbiamo un po' cambiato il turbante. L'abbiamo reso più orientale, però aveva tutte stoffe appese, un venditore di stoffe. Partendo dalle cose di Luzzatti, noi poi abbiamo tanti altri libri, cioè ci siamo documentati, abbiamo, non lo so, molte cose persiane. Perché anche Luzzatti stesso ci ha consigliato di rubare, di in qualche modo di cercare da tante parti diverse quello che ci serviva, quello che ci sarebbe stato utile. E noi lo facciamo e così, non lo so, il trono di Harun assomiglia molto a questa immagine. Harun si
sedeva sul trono in compagnia dei suoi consiglieri, della quando figlia si fa con un lavoro di questo tipo, e beh, c'è una parte che è ragionevolezza, una parte magica. Voglio dire, quando ci si mette a scrivere, poi a un certo punto, se le cose vanno bene, sono i personaggi, è Aladino, è Harun el Rashid, la principessa Budur, che vogliono parlare, muoversi nello spazio che uno ha scelto per la storia. E poi naturalmente una volta scritta di getto si rilegge, si fa rileggere agli animatori, si studia la possibilità, la ragionevolezza di quello che uno ha fatto. E poi viene il momento in cui la sceneggiatura è stata accettata e si passa allo storyboard. Guardate, qui ci sono varie fasi in corso di realizzazione. Quello che sta facendo Cristina è uno storyboard, cioè quello che fate voi a scuola, cioè quando, che ne so, la maestra vi racconta una storia e vi dice poi disegnate questa storia. Questo è quello che fa Cristina scegliendo quali immagini far vedere, come farle vedere, in che inquadratura farle vedere, che movimenti far fare ai personaggi, assieme al testo attaccato sotto. Tutto questo poi viene montato successivamente in un'altra cosa ancora che si chiama videoboard, che è un racconto ad immagini che verrà poi usato dagli animatori per montare tutta quanta la storia e le animazioni. In una situazione di questo tipo di creazione collettiva, la storia poi cresce, si espande, diventa immagine con il contributo di tutti. Nel momento in cui scrivo la sceneggiatura non posso immaginare che cosa saranno capaci di inventare gli animatori per darle realtà. Ah! I cartoni animati sono animati perché ci siamo noi animatori che fa sì che accada questa magia, ovvero che i personaggi disegnati o da Luzzati o da Cristina, rivisitati e preparati per noi da Sasha che prepara i manichini, vengono animati, insomma. I nostri personaggi sono come dei burattini e io mi occupo di dividere delle figure piatte, dei disegni piatti, e nelle loro varie parti del corpo affinché possano essere animati. Questi pallini che vediamo sono i punti di rotazione delle varie parti del corpo. Questo serve sia a me in lavorazione affinché le varie parti del corpo non si aprano, per esempio il bordo qui, sia poi agli animatori che sanno esattamente dove mettere il punto di rotazione nel programma di animazione. Il sistema che noi utilizziamo è un sistema tecnologico che però realizza un sistema che è antico, artigianale, che è quello della carta ritagliata. E la differenza sostanziale è che noi invece inseriamo dei keyframe su After Effects, che è il programma che usiamo per elaborare i filmati, e abbiamo la possibilità di metterci sicuramente molto meno tempo. Francesco viene giù, da me lo sento scendere le scale, poi si siede e mi racconta una favola. Io questa favola la riesco a visualizzare grazie ai disegni, a volte agli schizzi di Cristina. A Cristina bastano due schizzi per rappresentare un mondo che diversamente non si vedrebbe. E io chiudo gli occhi e faccio come quando ero bambino. Mi immaginavo come suoni, come potevo rappresentare questi racconti, queste favole, questi disegni. È indefinita la parola. Una cosa molto forte. Madonna, sei bravo, Grazie. Devi sapere, o felice sovrano, che Aladino, partito da Baghdad, si era messo in viaggio per commerciare in paesi lontani. Le nuvole in lontananza. Cosa sta per succedere? Qualcosa di bello o di brutto? Brutto. Brutto. Aladino di Baghdad, consigliere del califfo, avvicinati, perché sei il benvenuto. Grazie, mia signora. Tu che sei? Mi pare di averti già vista.
Io sono Pariban, una fata buona. Il malvagio demone Gengar mi ha catturato. Mi ha sorpresi! Un uomo ha osato violare la porta del mio palazzo e tu lo hai accolto, traditrice! Cattivo! Sì, è così! Nice little lion, good boy. Yes, I am your friend. That's enough. E adesso inizi la festa. Aladino e Budur si amavano ancora più teneramente di prima. In quel momento non immaginavano certo che li attendevano ancora molti pericoli e molte straordinarie avventure.